sono i colori che il Carnevale di Manfredonia sa offrire. Sì, questo è il corso mascherato con la sfilata, è il Carnevale delle Meraviglie, è il Carnevale dei bambini, dei ragazzi, è il Carnevale dei gruppi mascherati. Occasione per noi per viaggiare in camper e conoscere e scoprire Manfredonia. Qui davanti a noi c'è anche la montagna sacra del Gargano, infatti Manfredonia viene considerata il porto del Gargano, anzi la porta del Gargano. E beh, per noi diventa l'occasione per conoscere Manfredonia, la sua storia e anche il suo carnevale. Il Carnevale di Manfredonia, con quasi 70 anni di storia e tra le manifestazioni mascherate più belle di Puglia. Con il camper siamo giunti dall'autostrada con uscita Foggia e poi con le provinciali che accompagnano fino all'area parcheggio Cesarano sul lungomare del Sole, nella zona portuale e a pochi passi dal corso della sfilata. E Manfredonia che sa accogliere con il suo porto peschereccio tra i moli di Ponente e Levante e il porto turistico Marina del Gargano, con oltre 700 posti barca e anche gli spazi per i viaggiatori in camper. La città prende il nome da Manfredi, il figlio dell'imperatore Federico II di Svevia, che la fondò nella metà del 1200. A questi anni infatti risale il castello, vero baluardo con le torri, il fossato e le alte mura. A Manfredi è dedicata anche la strada o il corso che attraversa la città e su cui si affacciano i palazzi, le piazze e le chiese, come la chiesa di San Domenico nelle forme del Medioevo. Ma il cuore sacro della città è il Duomo, con l'ampio sagrato sulla facciata laterale e l'imponenza della grande cattedrale, intitolata alla protettrice di Manfredonia, la Madonna di Siponto, e al suo santo patrono, Lorenzo Maiorano. Arte, fede e storia. Per una città che di storia ne ha davvero vista tanta, ma anche sacro e profano, anzi carnevale. Carnevale di Manfredonia, Carnevale d'Auno o Carnevale Sipontino, a ricordare la tradizione antica e pagana di questi giorni di festa. Il carnevale a Manfredonia ha origini antichissime, si pensa ai baccanali proprio nell'antichità, e noi di Manfredonia abbiamo nel sangue l'allegria del carnevale e quindi ogni anno a scuola, con la grande partecipazione dei genitori, coi bambini, insegnanti, organizziamo queste sfilate meravigliose, non per niente sfilata delle meraviglie. E il carnevale, con la sfilata delle meraviglie, che porta per le strade tantissimi bambini delle scuole elementari e materne, ma anche le scuole medie e le superiori, tutti vestiti a maschera. Sono i colori del Carnevale di Manfredonia, che dal 1998 gode anche del patrocinio dell'UNICEF, con ospiti, attori, principi e principesse del Carnevale, majorette e tanti, tanti, tantissimi bambini. Ci si sente coinvolti da questa grande parata delle meraviglie e dei gruppi mascherati lungo i 2 chilometri di percorso, fino alle coreografie in Piazza Marconi e la gradinata con gli spettatori. Anche i camper, anzi i social camper, sono presenti dietro le quinte nelle sfilate. Nella festa anche il rustico tipico dei giorni del carnevale, la farrata, a base di farro, il grano della prima macinatura. La farrata è un rustico tipico del carnevale di Manfredonia, è ripieno con ricotta, farro, sale, pepe, maggiorana e cannella. È ricoperto da 2 sfoglie di pasta fatte con acqua, farina e un po' di sale. Carnevale di giorno, ma anche di sera, con i gruppi mascherati ad animare la lunga notte del Carnevale di Manfredonia, tra musica, sfilate, balli, festa e spettacoli. Tante le feste di piazza, ma anche in sale da ballo private, con la presenza di Zpep, la maschera simbolo del Carnevale di Manfredonia. Sono i balli nella socia, per i gruppi mascherati e per chi vuole vivere in compagnia, in festa, il Carnevale nei giorni del Giovedì Grasso. Nei giorni di carnevale, ma in realtà tutto l'anno, Manfredonia mostra al viaggiatore tutta la sua storia e i suoi monumenti e le sue basiliche, simbolo del romanico pugliese. Per chi viaggia in camper, questa è la strada che poi ti porta fino a Monte Sant'Angelo, la statale 89 per Manfredonia, e ha come sosta obbligatoria questa le basiliche di Siponto. Si può parcheggiare all'esterno, anche in camper. E questo è il parco archeologico dell'antica Siponto, la città romana di cui restano le fondamenta della basilica paleocristiana.
Dal 2016 è possibile riconoscerne l'architettura con una struttura di fili metallici realizzata dall'artista Edoardo Tresoldi, che virtualmente ricostruisce la forma dell'antica basilica. È la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, tra i modelli più autorevoli dell'architettura romanica sin dal 1100, anno in cui venne costruita e che per secoli ha custodito le reliquie di San Lorenzo Maiorano e la sacra icona di Maria Santissima di Siponto. Era questa l'antica cattedrale, meta di tanti viaggiatori e pellegrini diretti al santuario dell'Arcangelo Michele. E della chiesa di Santa Maria Maggiore, e se noi ci avviciniamo vicino alle pareti, troviamo anche i segni dei pellegrini, queste mani incise che indicano il passaggio per chi poi doveva salire verso la Basilica di Monte Sant'Angelo. In questa zona archeologica, si può anche far visita. A meno di un chilometro troviamo gli ipogei Capparelli. Rappresentano la zona cimiteriale di Siponto. Sono stati scavati più o meno una decina di ambienti con varie tombe all'interno di queste grotte e infatti venivano chiamate anche le grotte di Siponto. Capparelli è il nome della masseria dell'Ottocento che ha un po' inglobato interamente questi ambienti, trasformandoli poi, o meglio riutilizzandoli come stalle. Ipogei sepolcrali, gallerie e grotte funerarie, vere e proprie catacombe del cristianesimo medievale e presenti a Manfredonia anche a Scoppa e a Santa Maria Regina. Ci allontaniamo da Manfredonia per una ventina di chilometri lungo la statale Garganica e parcheggiamo comodamente a pochi metri da uno dei gioielli dell'architettura romanica. E questa è l'abbazia di San Leonardo in Lama Volara, con la chiesa e l'antico ospedale. Di particolare valore le sculture della facciata che ci accompagnano nel maestoso interno e poi le navate e il foro dello gnomone astronomico. E lasciamo gli ipogei Capparelli, la chiesa di Santa Maria Maggiore di Siponto, lasciamo Manfredonia e continuiamo il nostro viaggio, saliamo verso la montagna sacra del Gargano e ci aspetta il santuario di Monte Sant'Angelo. Ma questo è parte di un'altra storia e di un altro viaggio con Plein Air. Vi ricordo il sito www.pleinair.it e su YouTube seguiteci, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale di Plein Air Online, perché con Plein Air il viaggio in camper continua.